Amici carissimi Banco TV, è con grande gioia e piacere che vi invio questa informazione, questo annuncio. Abbiamo il piacere di aver parlato e conosciuto con l'ingegner Corradetti Ivano. Non è altro che il creatore, o possiamo scherzosamente dire il papà di Johnny. Johnny è una macchina, un robot, macchina pupazzo, che ha l'intelligenza artificiale. E Corradetti, l'ingegnere, con il collega Matteo e tanti altri del proprio team, hanno inventato questa meravigliosa idea artificiale, ma ovviamente la simpatia e la bravura di questi giovani è veramente premiabile, perché è finalizzata ad aiutare i bambini, quindi sotto il profilo sanitario. E apprezziamo questo, Marco TV ne è tanto felice, siamo contenti di potervene dare visione, una breve intervista, grazie anche a Roberto Galanti, il console della Moldova, che ci ha permesso di metterci in contatto. Detto questo, bene, seguiranno altre notizie importanti in merito, e ormai Johnny è diventato un VIP, intervistato da Isoardi, andata sul TG1, veramente è un evento particolare, orgoglioso, siamo tutti orgogliosi perché l'ingegner Corradetti è una scolare. Benvenuto. Accanto di una persona che l'avrete forse visto anche su TV, parliamo dell'ingegnere Ivano Corradetti. Lui non è altro che il papà, insieme ad altri collaboratori, ingegneri, di questo signore che si chiama Johnny, diventato veramente famoso. Intanto avremo piccoli saggi di conoscenza grazie all'introduzione. Adesso parleremo anche con il caro amico Roberto Galanti, nonché della Moldova, l'ambasciatore. Magari. È un consolo. Bene, chiuso l'argomento, io sono contento di chiedere qua all'ingegnere due paroline in merito a questa fatica, di mani, da tempo, per i nostri amici di Banco. Allora, Johnny è il prototipo di un progetto chiamato Anna Robot, che è stata parte innovativa di un'intelligenza artificiale esterna, che ha ottenuto a settembre del 2023 il brevetto per l'intelligenza artificiale, che è una cosa, diciamo, molto molto importante. Se non giocatelo, in realtà c'è tanta scienza dietro, e l'aspetto è una via di mezzo tra un One e un Gremlins, il suo intento è quello di essere quanto più empatico rispetto ai bambini, soprattutto nei reparti pediatrici, ma anche in altri contesti. Adesso ci sono stati chiedendo anche per gli anziani che magari rimangono tanto tempo soli, e insomma è un animatronico empatico che vuole. Che non vuole assomigliare all'umano, non vuole nemmeno accostarsi, ma vuole essere a suo fianco per raccogliere delle informazioni che siano significative a degli operatori che magari non avrebbero né la stessa empatia né il tempo di raccogliere tutte le informazioni in quel modo. È un progetto che mira molto al futuro, perché soprattutto adesso l'intelligenza artificiale è vista come un elemento, quasi un demone, noi abbiamo l'esercizio, è stato proprio quello di rendere l'intelligenza artificiale vicina ai bambini, certo. E non che sostituisse l'uomo o addirittura che distanziasse le persone tra di loro. Hai ragione, carissimo Volano, bellissima parola. Io una cosa la voglio dire a voi. Io guardo dietro questa animatronica, vuol dire c'è una parte del cervelletto dietro, non vi dico cosa vedo dietro, quindi la Serena che è veramente occupata, ma ha degli obiettivi veramente onore. Bene, adesso passiamo la parola al nostro amico che è stato grandissimo a introdurci e a farci conoscere questa meravigliosa realtà, che è Roberto Galanti, il consolario della Moldova. Mi hai suggerito intanto di vedere nel cervelletto di Johnny, ho visto che i cavetti hanno i colori della Moldova, per esempio.
quindi voglio dire una coincidenza. Sì. Prosegui. Quindi voglio dire, questo è già di buon auspicio. Io ringrazio ovviamente l'amico Ivano, lo chiamo così perché siamo amici, ma soprattutto è bene che tutti sappiano le sue capacità, le sue qualità, perché è bello vedere questo, io lo chiamo un peluche simpatico, che non è il solito robottino che si vede in televisione, e questo già facilita ovviamente anche nell'intento anche dell'amico Ivano anche un rapporto con i bambini. Certo, perché questo è fondamentale. Per cui ne abbiamo già parlato, peraltro sono usciti anche degli articoli anche nella Gazzetta Diplomatica, e quindi questo è un simpatico amico, Tony, che già sta girando il mondo grazie alla testata giornalistica. Quindi vediamo, cerchiamo di dare il nostro meglio. Grazie ovviamente a Mago TV che siamo amici, ma ogni volta che lo chiamo è sempre disponibile, per cui grazie ancora. In questo caso Johnny farà da giornalista. Quindi... Adesso entriamo nel vivo della faccenda, di questa meravigliosa o magari tanto criticata intelligenza artificiale. In questo caso veramente la benediciamo. Perché abbiamo il nostro amico Johnny, della quale anima la conoscono bene questi signori, che adesso sarà un po' curioso, farà delle domande al nostro amico Roberto Galanti, contro la Moldova, vediamo come si muove, come si interpone. Dico bene, ingegnere? Sì, il mondo si sta ribaltando, una volta era l'uomo che faceva le domande, adesso è Johnny che fa le domande a Roberto Galanti, e noi siamo onorati appunto di vedere questo tipo di interazione, vediamo insomma chi sarà più empatico tra i due. Bene, state pronti? Che poi peraltro c'è un'altra cosa da dire, adesso lui farà le interviste invertiamo. A me, ci siamo, e mi farà delle domande relative alla Moldova, quindi ufficialmente chiedo all'ingegnere di portarlo in vacanza in Moldova, così ha più anche la capacità di capire bene e farsi conoscere. Non a caso il veste ufficiale Roberto Galanti, c'ha la pace, c'ha la rappresentanza proprio ad honorem, soprattutto nei confronti di questo signore. Quindi rimanete in ascolto e in diretta, che adesso lo mettiamo a dura prova. Peraltro mi risulta, Matteo, che ti sei laureato con una tesi proprio su Johnny. Sì, esatto, mi sono laureato da poco, il 13 dicembre, proprio con una tesi sul lavoro che ho svolto con Johnny, soprattutto con le implementazioni che ho svolto con i test sui bambini, o sono andato a misurare quelle che erano le interazioni di Johnny con vari individui. È veramente un ottimo progetto sia a livello sociale che anche a livello tecnico, quindi ho avuto modo di sfruttare al massimo tutti quelli che adesso sono stati i miei studi in questi anni di università, diciamo. Quindi capite bene che la testa è Ivano Corradetti, ma la testa senza braccio e gambe non cammina. Esattamente. Per cui loro sono praticamente... Matteo è uno, ma dietro ci sono altri professionisti, ovviamente, i nomi non inutile che diciamo, certo che no. Avremo modo di ritornare sull'argomento, e comunque lui è stato il compagno di battesimo quello di Johnny, ecco. Bene, la parola all'amico Johnny. Salve Console Galanti, come definirebbe oggi i rapporti tra Italia e Repubblica di Moldova? Direi che sono ottimi, Johnny, ottimi sia per quanto riguarda i contatti, per quanto riguarda le presenze, per quanto riguardano le prospettive e soprattutto la progettualità, e tu fai parte proprio della progettualità. Il suo impegno per promuovere la Moldova in Italia è davvero encomiabile. Cosa caratterizza il paese? Beh, a parte l'arte, la cultura, eccetera, ma dal punto di vista agroalimentare ci sono tanti prodotti che caratterizzano la Moldova, è a vocazione diciamo quasi non completamente ma agricola, per cui sono delle eccellenze ormai riconosciute in tutto il mondo, parlo dei vini. Secondo lei ci sono opportunità in termini di scambi commerciali con l'Italia? Decisamente, la presenza di Free Zone nella Repubblica di Moldova è un'opportunità per gli imprenditori che vogliono
investire in Moldova nel momento in cui ci sarà un pochino più di calma. Per cui questa è una delle attrattive. Gli imprenditori mi chiedono questo spesso e volentieri, oltre a quello che c'è, come possiamo muoverci. Come si è integrata la comunità moldava in Italia? Diciamo che oggi orientativamente abbiamo 300.000 persone di origine moldava. Questi hanno dimostrato e dimostrano continuamente una bellissima integrazione con il nostro, con i nostri nazionali. La guerra ha portato nel paese molti profughi. Come vive il paese questa situazione? La Moldova, pur non essendo uno stato particolarmente agiato, comunque ha dimostrato che quando vuole, e sempre lo vuole, si attiva anche per dare aiuti. Per cui abbiamo circa 120.000 rifugiati in Moldova che vengono accolti. Il suo ricordo più bello della sua esperienza da console? Devo dire, quella più emozionante è stato quando sono stato ricevuto dal Papa, al quale ho consegnato il gagliardetto alla Moldova, e c'è una foto che ci hanno poi dato in cui lui ride perché non capiva ancora quale fosse lo stato che rappresentavo. Qual è stato il suo ricordo più bello? Tristemente e sicuramente il terremoto, dove peraltro al mio esordio, perché nel 2016 sarei stato eletto nominato dopo 7-8 mesi, quello del terremoto che ha colpito le Marche, che è la zona di mia competenza. Sono stato sui territori per dare manforte ai nostri cittadini. Consiglio di viaggio per gli italiani che pensano di visitare la Moldova? Più che consiglio è un invito formale. Venite in Moldova perché c'è tanto da vedere, i collegamenti con la Moldova sono quasi giornalieri, per cui chi vuole può tranquillamente venire a visitare con delle guide specializzate per tutto il territorio. Lei il 6 novembre scorso a Roma, presso il Circolo degli Esteri, ha ricevuto il riconoscimento di console onorario dell'anno 2023. Come si è sentito? Ma indubbiamente emozionato, perché peraltro era anche inaspettato come riconoscimento. Ma probabilmente chi nella giuria ha dato il voto, per capirci, perché siamo anche quasi in termini preelettorali, ha premiato soprattutto il mio impegno giornaliero costante. Dove grazie, Console, per avermi fatto conoscere il suo lavoro. Non vedo l'ora di visitare la Repubblica. Gianni, vedo che tu hai colpito in pieno il mio invito, che non era un consiglio, quindi ti invito in Moldova, grazie a te, grazie sicuramente al mio amico ingegnere Ivano Corradetti, anche a Matteo Carboni, che sono coloro che giorno e notte hanno lavorato. Ciao Gianni, grazie ancora.